Lavoro, e questa è la parola d'ordine con la quale la CGIL ha riunito a Roma, nel Teatro Capranica, oltre 600 dirigenti in rappresentanza di tutto il sindacato. Al centro del dibattito gli effetti devastanti della crisi, le proposte per far ripartire l'economia, la necessità di estendere gli strumenti di tutela e di creare occupazione sicura per i giovani, e lo stato delle trattative in corso con il governo sulla riforma del mercato del lavoro, sulle quali, durante il suo intervento, il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, si è espressa con nettezza, sostenendo che sulla riforma del mercato del lavoro ci siano le condizioni per un accordo. Ma se il governo dovesse decidere da solo, la leader della CGIL promette una dura reazione. Non c'è nessuna ragione per cambiare idea sull'articolo 18, ha sottolineato Camusso, aggiungendo che il paese è oggi a rischio coesione e stabilità sociale, in riferimento ai problemi di occupazione dei giovani precari e degli over 50. Abbiamo voluto convocare questa assemblea e partire dalle nostre camere del lavoro perché riteniamo che ci sia la necessità di fare un salto di qualità nella costruzione di un'ampia capacità di informazione e di mobilitazione del mondo del lavoro in una stagione che ha tutte le caratteristiche di difficoltà che ci sono note e che ci appare troppo segnata dal dibattito pubblico e poco dall'iniziativa invece dalle parole d'ordine delle organizzazioni sindacali. La riforma del mercato del lavoro di per sé non creerà un posto di lavoro che sia uno e non si può costruire nel paese l'illusione che basta riformare il mercato del lavoro perché questo risolve i problemi della disoccupazione, dell'ingresso dei giovani e di tutti i problemi che noi abbiamo sul piano del lavoro. Questo vuol dire che noi non intendiamo fare la riforma, assolutamente no, noi pensiamo che vada fatta. Ciò che non ci piace è l'idea che si contrabbandi questo come una politica della crescita. Questa è una politica di riforma necessaria, ma non è la risposta sul piano della creazione del lavoro, che è invece l'esigenza massima che noi abbiamo. Per noi ci sono due priorità. La prima si chiama precarietà e bisogna da questo punto di vista fare un lavoro vero, perché in realtà molti ne parlano, in tanti ne parlano, ma tra questo e l'individuare effettivamente delle soluzioni che facciano della riduzione della precarietà l'obiettivo di tutti, mi pare che ci sia ancora grande distanza. Noi siamo un paese a rischio dal punto di vista della coesione e della stabilità sociale. Lo siamo perché sono sempre di più le persone che non vedono una prospettiva. Lo sono coloro che sono disoccupati, lo sono coloro che hanno rinunciato a cercare un'occupazione perché si sentono impossibilitati a trovarlo e lo sono coloro che non vedono una prospettiva diversa dalla precarietà. E noi rimaniamo convinti che è difficile immaginare che si salva un paese se non si salvano gli italiani.